Sia il mister, sia Marchesi hanno iniziato chiedendo scusa ai tifosi. Da capitano, cosa ti senti di poter dire No, lo dopo stesso. questo 5 a No, 2? lo stesso. Chiedo scusa ai tifosi, chiedo scusa alla città, perché comunque è un'umiliazione per noi e per loro. Non se lo meritano, è vero, come ci hanno cantato, non se lo meritano perché ci sostengono sempre. Ci hanno detto anche alla fine, che sono sempre con noi ed è vero. E quindi non se lo meritano e chiedo scusa personalmente. Ciao Nicolò, Ciao. che cosa non ha funzionato? Il mister ci diceva che questa non è una squadra che può pensare di difendersi troppo, perché alla fine anche difendendosi di più i gol si subiscono, questa è la dimostrazione anche in questo modo. Cosa manca? Quale equilibrio ancora manca? Perché effettivamente subite troppi gol. No, sono d'accordo. Secondo me è un fatto di fase di non possesso dove dobbiamo migliorare tantissimo, sia a livello tattico che di concentrazione, perché in fase di possesso comunque siamo fastidiosi, comunque costruiamo, mentre quando dobbiamo difendere dall'attaccante al portiere andiamo in difficoltà. Quindi è una fase difensiva che secondo me va migliorata al più presto e a lavorarci costantemente. Nicolò, due cose. Una, come stai? Ti abbiamo visto uscire per infortunio alla fine, magari se ci dici tu, se è tutto a Non posto. lo so, farò degli esami domani, non bene comunque. Qualcosa di muscolare? Sì. Ok. E l'altra cosa è sembrato, a parte i primi 20 minuti, diciamo, dove Rimini comunque ha tenuto, anche non costruendo come magari siamo abituati a vedere, poi è sembrato veramente troppo Cesena per questo Rimini, cioè ogni volta che alzavamo un po' il ritmo, le difficoltà erano, insomma, grandi, diciamo, da tenere il respiro. Sì, no, parliamo comunque di una squadra forte, di una squadra che secondo me lotterà per il titolo fino alla fine, ma nonostante questo, come ho detto in precedenza, dobbiamo migliorare tanto su questo aspetto della fase di non possesso e nella fase difensiva, perché è un nostro punto debole, ma secondo me è più concentrazione che livello tattico, perché comunque ci lavoriamo. E quindi bisogna dare di più quando non abbiamo la palla, ecco. Il mister prima ha detto che, insomma, a lui non interessa, diciamo, giocare le partite per difendersi fondamentalmente, ma per fare un gol in più degli altri. Però tutti questi gol, cioè sulla vostra testa, come pesano? Sicuramente è pesante, poi da difensore quando leggi il tabellino, i gol sono tanti. C'è tanto rammarico perché magari ti impegni, però poi vedi che non basta mai, no? E per questo cerchi di riazzerare subito dal giorno dopo e di lavorare di più. Questo. Siete all'inizio di un percorso, no? Difficile, complicato. Come se ne esce da una sconfitta di questo tipo in una gara tanto sentita e tanto importante? Ma come tutte le sconfitte, è una gara certamente diversa dalle altre, secondo me, testa bassa e pedalare è l'unica cosa che conta. Lavorare costantemente, migliorarsi giorno dopo giorno, porsi degli obiettivi anche personali dove andare a lavorare e migliorare, è l'unica cosa. Sei entrato a partita compromessa, hai provato a riaprirla, ma forse era già troppo tardi, anche perché, insomma, era stata una partita molto complicata per i Rimini. Molto complicata, sì. Diciamo che non era una partita normale, lo sapevamo, è il derby. La prima cosa da fare è chiedere scusa ai tifosi, a ringraziarli per essere stati così numerosi. Abbiamo sentito tanto la loro forza e dobbiamo solo che rimetterci in piedi per loro in primis. Lavorare duro e meritano di più. Quindi bisogna chiedere scusa prima a loro. Dopodiché la partita è stata complicata, sì, l'abbiamo preparata anche in maniera abbastanza dettagliata, ma evidentemente ci sono sfuggite determinate cose da migliorare, che lavoreremo durante la settimana con l'aiuto del mister. Ciao, buonasera. Ciao. È chiaro che quando poi le cose si mettono in un certo modo, quando ci sono tanti gol da recuperare, è vero che siete un po' specialisti in questi inizi di campionati in rimonta, però non è poi sempre così semplice, Sì, no? abbiamo dimostrato di
avere la forza per recuperare, ma non sempre rincorrere la strada giusta. Quindi prima di rincorrere dobbiamo mettere la partita sulla nostra strada come la vogliamo noi, come vogliamo indirizzarla noi, padroni del campo, senza dover rincorrere sempre, come hai detto tu. È chiaro che si era messa sulla strada giusta questa, no? Cosa prendere subito quel gol dopo 3 minuti, mi pare, sì, fossero passati, forse è stata quella un po'... Sì, più che uno, tutte e due, in pochi minuti. Di conseguenza bisogna avere carattere per tenere una partita del genere davanti a un pubblico così. Dovevamo reagire diversamente e usare la testa, magari essere più equilibrati in determinati momenti della partita, perché si poteva recuperare. Invece al secondo tempo non siamo entrati col piglio giusto, ma sono sicuro che la squadra si riprenderà e può far bene durante il campionato. Dopo questi 5 gol subiti, quale pensi che possa essere il contraccolpo, se ci sarà? Perché comunque non è una partita come tutte le altre, sono altri 5 gol subiti. Sì, nessun contraccolpo. Il mister sa quello che dobbiamo fare, sa quello che deve fare. Noi sappiamo che dobbiamo seguire il mister, perché il mister ha idee chiare e solide. Dobbiamo lavorare solo su quello che ci chiede per fare in modo di migliorare sotto determinati punti di vista. E evidentemente la fase difensiva dobbiamo essere tutti più uniti, ma il lavoro ripagherà.